Ciao a tutti, piccolo aggiornamento sulla situazione. Praticamente marito lavora in casa, figli fanno la didattica a distanza e io sono rinchiusa qua in camera come al solito, l'unico posto dove posso stare. Quindi è veramente complicato riuscire a registrare video. Poi vabbè, già come già vi dicevo, dà fastidio parlare e loro magari mi sentono, quindi insomma. Però la settimana scorsa ho saltato, non sono riuscita proprio a registrare niente, poi oramai si va avanti di giorno in giorno perché può cambiare tutto, cioè vai a letto la sera, la mattina ti alzi e scopri che hanno cambiato qualche regola, hanno cambiato qualcosa, quindi è tutto così, è tutto incerto, è tutto, non si può fare nessun programma, nessun progetto futuro, cioè vabbè, è una situazione veramente complicata sicuramente. Poi chi ha figli può capire, no, quanto sia tanto il disagio di questa situazione, non avere un po' di stabilità, non sapere, non riuscire ad organizzare i propri giorni, le proprie giornate perché ci sono tutti questi cambiamenti. Quindi vabbè, comunque voglio farvi vedere delle cose che ho acquistato da Sephora. Praticamente avevo il sacchetto da parte, ma ce l'ho già da forse 2 settimane e non ho più toccato niente. Volevo aprirlo insieme a voi, ci sono anche dei regalini e l'avevo lasciato lì. Quindi va bene, oggi vi faccio vedere e cerco di fare qualche video. Allora, Sephora, cosa ho preso? Ho approfittato che c'era il 20%, mi pare che era 20% o 25%, hanno fatto anche il 25%, no, però quello l'ho usato adesso nell'ultimo ordine che ho fatto. Questo qua invece l'ho fatto con il 20% e la cosa che mi ha veramente, che mi aveva proprio invogliato a fare l'ordine è che anche la palette, questa qua nuova di Charlotte Tilbury, era scontabile. L'unica cosa, perché ho fatto diverse prove, ho messo altri prodotti e non erano scontabili come sempre. Questa invece passava con il 20%, quindi l'ho presa, gli facevo il filo già da un po' e volevo prenderla sul sito proprio ufficiale di Charlotte Tilbury, però insomma ero un po' indecisa, comunque costosa. E invece poi ho visto appunto forse questa svista che hanno avuto questi di Sephora, ne ho approfittato e l'ho presa. Molto carina, sempre con questi raggi, no? Così come li troviamo anche sui bronzer, su altri prodotti. Molto carina, piccolina e stretta. Ah, c'è il foglietto con tutti i numerini e i nomi. Ah, praticamente sono divisi 3 a 3, quindi immagino che questa cosa indichi come utilizzare gli ombretti. Quindi credo si possano fare 1, 2, 3, 4 trucchi diversi. Quindi ci suggerisce come utilizzare la palette. Facciamo così, così non vi abbaglio. E questa io la trovo molto bella, molto bella. Comunque anche una varietà di colori in effetti, perché abbiamo questi sul marrone, questi qui sul viola. Questi qui invece c'è questo marrone bruciato, questi nude, oro. Sì, in effetti sono proprio divisi in gruppi di tre. Però mi è sembrata molto molto bella. Vabbè, la qualità di questi prodotti è altissima, quindi tra l'altro sto mettendo da parte un po' di prodotti di Charlotte Tilbury perché ne ho un po'. Ho preso anche un'altra cosa, adesso ve la mostro. E mi piacerebbe appunto provare tutti i prodotti e poi dirvi un po' cosa penso, quali sono i miei prodotti preferiti. Comunque questa qua è bellissima. Magari facciamo giusto due swatches tanto per farci un'idea. Vado su questi qui, questo viola mi piace. Proviamo a vedere. Li ho solo sfiorati, quindi la scrivenza direi che è molto buona. Bella, mi piace tantissimo. Non mi ricordo quanto costava, quanto costa. Però
parecchio, penso più di 60 euro, però appunto col 20% insomma sono riuscita a spendere meno. Comunque molto bella, molto bella, non è pesantissima, è abbastanza leggera, non è spessa, però è molto molto bella, mi piace molto. Mi aveva proprio colpito la selezione dei colori. Ah, ecco, adesso che sto guardando bene, c'è anche proprio suggerito il tipo di trucco, perché c'è questo qui è Happy Glow, poi c'è questo che è Love Glow, c'è Dream Glow e Seduce Glow, quindi li ha proprio divisi. Sì, comunque effettivamente ho visto anche sul sito ufficiale, ci sono sempre, a parte il modo di rivolgersi appunto a chi acquista da lei, no? Sempre con questo darling, quindi cara, caro, è molto carino il modo di porsi. E poi sì, ci sono sempre consigli, insomma, i prodotti che lei crea, spiega anche come utilizzarli. Poi, vabbè, vi faccio vedere anche l'altro prodotto che ho preso di Charlotte Tilbury. Ho preso questo fondotinta, l'Airbrush Flawless Foundation. Spero di aver preso il colore giusto, ma sul suo sito c'è anche la possibilità di selezionare, cioè di, attraverso delle domande, di arrivare insomma a capire qual è il proprio colore. Tra l'altro, mettendo il colore di un altro fondotinta, che può essere quello di MAC, si riesce a capire qual è il fondotinta, quale fondotinta di questi somiglia a quello. Quindi insomma c'è il modo di riuscire a trovare il colore giusto anche senza purtroppo provarli dal vivo. Sto cercando di aprirlo, eccolo qua, molto elegante, colore non si sa. Ma no, io quel colore ho preso il Neutral 2, ho preso, che dovrebbe appunto corrispondere al Fix Fluid di MAC. Io sono NV15, dovrebbe corrispondere. No, adesso già ho le mani sporche, non ho preso ovviamente le salviette. Era da tempo che volevo acquistare un suo fondotinta. Io mi sono convinta. Sembra un po' chiaro sulla mano così, però, considerando che quest'anno non ho neanche preso sole quest'estate, quindi sono abbastanza pallida. Ecco, sì, è un po' chiaro, però. Mi sembra anche un po' grigiolino. Vabbè, comunque lo proverò bene sul viso, insomma. Però ho voluto fare questa spesa, che volevo veramente provarlo. Tra l'altro dovrebbe essere anche adatto a pelli miste. Full Coverage Foundation Matte Long Lasting, apparenza totale, lunga durata, matte, zero difetti. Poi ho preso questa palettina di Urban Decay. Sono uscite queste nuove palettine, sempre di questa collezione Stone Vibes, e questo qua mi ha attirato tantissimo. Piccolina, cartoncino con tutti qua questi riflessi. Eccola qua. Gli ombretti sono simili, questi qui hanno la stessa texture della palette, questa qui grande, la Stone Vibes. Io ve li faccio vedere perché all'inizio mi sembrava che fossero uguali, ci cioè fossero gli stessi colori o che comunque fossero molto simili. In realtà non è così. Vediamo se riesco. Ecco, ops. In realtà non sono uguali, non riesco a farvi senza abbagliarvi e farveli vedere. Comunque hanno poi tutti i nomi, quindi sono diversi e anche i colori sono
diversi. Mi è sembrata così carina perché questa qua mi piace molto, questa grande. E quindi ho voluto prendere anche questa qua, sempre con il 20%. Questi sono veramente ombretti particolari. Sono veramente particolari, hanno tutti questi, sembrano granulosi. Però poi, insomma, vediamo. Non so farvi vedere la luminosità. Sembrano più scriventi quelli della palette grande. Però comunque sono, questi sono particolari, vanno provati sugli occhi. Comunque carina. E questa sì, non costava tanto, poi con il 20% su. Poi, non so, io vi avevo chiesto degli omaggi, mi hanno mandato questa bustina qua. Absolution, non so proprio che cosa sia. Un siero idratante antiossidante. Vabbè. Poi ho preso questa nuova palette di Kat Von D. Questa mi è sembrata molto interessante, scontabile col 20%. Eccola qua, è di cartoncino. Ah, guarda come si apre. Abbastanza leggera, ma insomma questa parte qui comunque che è di plastica la rende abbastanza solida. Che strano, sembra proprio una scatola, vedete, con i bordi. E questi sono gli ombretti. Molto particolare. Mi sono piaciuti tantissimo i colori. Anche qui abbiamo dei colori nude, opachi, e qui invece tutti questi colori shimmer. Bellissimi, ovviamente sono stata attirata da questi viola, dall'oro, dal blu. Sembra molto carina. Io sono curiosa. Sono molto, molto sottili. Peccato toccarla, ma dobbiamo farci un'idea. Sembra molto scrivente, guardate questo blu. Adesso io lo provo qua. Bello questo blu, mi sembrano scriventi. Sì, bella, mi piace molto anche di questa palette la scelta dei colori. Questo oro non l'abbiamo provato. Questo oro qua. Sì, vediamo se si vede qualcosa. Mica tanto. Sì, che oggi c'è il sole finalmente, ha piovuto ieri tutto il giorno. Comunque sembra molto carina questa palette. Sto notando che c'è qua, adesso io ci ho messo pure le dita dentro, c'è qua, vedete? Qua. Sembra quasi che si possa tirare fuori e mettere dove però? Non lo so, non lo so, però è un po', è strana, effettivamente ha un packaging un po' strano, tanto ho anche sporcato tutto, comunque dietro ci sono i nomi di tutti gli ombretti. Poi la pulisco. Questa almeno una salviettina normale, anche se non è struccante, se no qui faccio un gran pasticcio.
Queste sono tutte da provare poi sugli occhi. Bene. Poi mi hanno mandato dei regalini. C'era una pochette con dentro dei prodotti di Sephora. Non ho idea di che cosa, di quali prodotti fossero. Adesso lo guardiamo. E poi c'era questa bustina che dovrebbe invece contenere dei regalini di Yves Saint Laurent. Avete fatto caso che Sephora ultimamente ci riempie di regali? Ci sono molti prodotti che sono abbinati a dei regali. Probabilmente ci siamo lamentate così tanto che alla fine hanno capito che dovevano un pochino trattarci bene, un po' coccolarci, e quindi ora ci riempiono di regali. Allora, sto vedendo che sono delle cose molto particolari che non ho mai visto. Sembrano delle ampolline. Sarà una novità. Poi c'è questo. Questo qui spiega tutti i prodotti che ci sono dentro queste piccole ampolline. Vi faccio vedere. Niente, sono tutti i prodotti che sono contenuti in queste ampolline. Questa, poi c'è questa verde, questa gialla e questa viola. Siero per la notte, questo è un altro siero, questo con le vitamine. Insomma, hanno diversi ingredienti e diversi, insomma, diversi effetti, insomma. Una cosa strana, particolare, però mi incuriosisce. Sono proprio da provare. Certo, un'applicazione sola non sarà così, non darà questa idea del prodotto, però. Ora vediamo cosa c'è appunto nella pochette. Quanti prodotti. Ve l'ho detto, hanno deciso di coccolarci un po'. Hanno capito che forse così è meglio. Una bella pochette, bella sempre, carina. Io ormai colleziono anche queste cose, lo sapete, quindi molto carina, sembra tipo pelle. Poi i prodotti. Ci sono veramente tante cose. Questo cos'è, sarà mai? Bulgari Man. Profumo Bulgari da uomo. Peccato che sia da uomo, però vabbè. Vediamo com'è fatto. Che carino. Io poi colleziono queste cosine. È proprio carino. Molto buono, molto molto buono. Ma io non so se lo do agli uomini di casa, mi sa che lo metterò io. Buono comunque. Poi che c'è qua dentro? Questo che cos'è? La Vie Belle Lancôme. Praticamente è una come si chiama? Doccia. Eh beh, il profumo è buono, cioè, ricorda proprio il profumo. È un, come si chiama? Shampoo doccia. Oggi veramente non mi vengono proprio, sto facendo fatica perché non mi vengono neanche i nomi più semplici. Vabbè, sì, bagno doccia, come si chiama? Oh. Poi, questo cosa sarà mai? Shiseido. Una crema Lit Dynamic, una crema. Ma
Poi cercherò di capire che crema è. Comunque è una crema, penso che sia una crema viso. Poi ancora questo prodotto di Make Up Forever. Anche di questi ne ho già tanti. Questi li regalano spesso. Questo deve essere il primer. Il primer, sì, primer nutriente. E poi anche questi li regalano sempre. Il Bad Gal Bang piccolino, anche di questi ne ho. Infatti ogni tanto magari li regalo alle amiche che sono ben contente. Anche di questi ne ho diversi. Comunque devo dire che insomma non era male questa volta questa box, diciamo questa box con dei prodotti, no? C'erano alla fine 5 prodotti, niente male, anche il profumo. Quindi sono veramente molto soddisfatta. Mettiamoli qua dentro. Tutto qua dentro in ordine. Bene. Che ne dite? Vi sono piaciuti i miei acquisti? Adesso poi pian piano appunto proverò le palette, così vediamo un po' come si comportano. Comunque, insomma, questo è stato il mio bottino. Ora ho fatto un altro ordine proprio qualche giorno fa, che dovrebbe arrivare domani, e ho preso delle altre cosine che poi sicuramente vi mostrerò. In questo periodo, da qua fino a Natale, vedrete tanti video haul, perché comunque, insomma, ci sono tante uscite, ci sono tutte le collezioni natalizie, ci sono i calendari dell'avvento, quindi, insomma, ci sono diverse cose nuove. Sto aspettando anche la collezione di Essence Natale, che mi sembra molto carina, che quest'anno, quindi prima o poi insomma salterà fuori. E come vi ho già detto più volte, non uscendo di casa, non andando per negozi, acquistando solo online, non sempre riesco ad individuare i prodotti giusti, quindi insomma alla fine è così. Ho fiducia in quello che vedo sui siti. Va bene. Con questo è tutto, io vi aspetto al prossimo video, mi raccomando non mancate, vi mando un bacio, ciao!